Eccoci e bentornati sul mio canale. Forse molti di voi non lo sanno, ma a fine febbraio ho creato un sito internet completamente collegato e completamente integrato con il mio canale YouTube. Il sito si chiama ovviamente come il canale www.amantecnologia.it, dove praticamente trovate proprio tutte le ultimissime notizie del mondo di Call of Duty. Considerate che le notizie escono una ventina, una trentina di minuti prima del video, quindi ovviamente vi conviene sempre passare prima sul sito per vedere la notizia e poi il video approfondimento proprio con immagini e proprio gameplay per andare a approfondire la notizia. E volevo appunto parlarvi del mio sito perché, a parte tanti di voi ancora non l'hanno conosciuto, non lo conoscono, non l'hanno scoperto, ma perché ultimamente ho comprato anche un tema premium per migliorare appunto la vostra interazione con il sito, che continua ad aumentare giorno dopo giorno e ne sono veramente contento. Infatti, come vedete, ho comprato un tema premium veramente molto bello, ve lo faccio scorrere, sono riuscito a integrarlo ultimamente, ci ho messo un paio di settimane per riuscire ad integrare tutto quanto con tutte le nuove funzioni. Spero che vi piaccia, soprattutto fatemi sapere se manca qualche cosa, se c'è qualche problema. E via dicendo. Allora, in alto abbiamo, come possiamo vedere, tutti i vari tag e tutte le categorie dei Call of Duty più importanti degli ultimi anni e del futuro. Quindi tutte le notizie sul COD 2017, sul COD 2016, Black Ops 3, Advanced Warfare, guide, modalità zombie e sparatutto, dove appunto troviamo notizie anche degli altri sparatutto. Ad esempio, se andiamo su COD 2016, vi faccio vedere brevemente, possiamo vedere tutte le notizie che ho fatto da quando ho aperto il sito ad oggi su Call of Duty 2016. Basterà entrare ad esempio su una notizia così e vediamo praticamente quanti sono stati i commenti, quante sono state ovviamente le visite, tutta la notizia in fondo, il video di approfondimento, i tag e la possibilità di condividerlo su Twitter, Facebook, Google, Pinterest e LinkedIn, sotto i video correlati e ovviamente sotto anche i commenti più nuovi, l'articolo più letto, commenti recenti e tag. Ovviamente poi andiamo sul tasto home e ritorniamo nel menu principale. Allora, nella prima schermata ci sono le tre notizie, le ultime tre notizie che ho riportato e c'è appunto un plugin che ve le va a cambiare automaticamente. Successivamente le altre quattro notizie, quindi in questo pannello vedete le sette ultime notizie che ho portato. Poi ho creato proprio delle categorie, quindi Call of Duty 2016 e Call of Duty Black Ops 3. Qui vedete tutte riassunte le ultime notizie sui due Call of Duty. Sulla destra la modalità guide, i social per interagire con me, quindi profilo Facebook, profilo Twitter, canale YouTube e profilo Google Plus. Google Plus, Facebook e Twitter qui per vedere appunto tutto riassunto. Ultime notizie su Call of Duty Advanced Warfare, la possibilità di cercare quello che volete sul sito, le quattro notizie più lette sul mio sito, il video del giorno, al momento è il video, se ve lo siete persi, su Call of Duty 2017 sono già uscite le prime indiscrezioni, modalità zombies, ovviamente in basso trovate i tag per entrare direttamente nella categoria, così andate a vedere ad esempio qui altre 23 notizie, qua ce ne sono 130, in fondo articolo più letto, commenti recenti e i tag più utilizzati. Secondo me è venuto molto bene, cosa molto comoda, è già integrato anche per i dispositivi mobile, quindi lo potete utilizzare facilmente anche sui vostri dispositivi Android, iPhone e via dicendo. C'è, come potete vedere, quando vi muovete anche delle freccette della versione ovviamente PC che vi permettono di muovervi più velocemente all'interno del sito. Datemi consigli e dritte se vedete qualche cosa che non va, volete darmi qualche consiglio, soprattutto per chi ovviamente è più esperto di me nella creazione di siti. Spero che questo mio progetto sia di vostro gradimento, infatti diffondetelo il più possibile con i vostri amici, mettetelo nei preferiti e ovviamente venitelo a visitare ogni giorno per tutte le ultime notizie del mondo di Call of Duty. E ovviamente tutto collegato con il canale per tutti gli approfondimenti, video, gameplay e quant'altro. E quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.